quando è così ci spingiamo, spingiamoci le mani. Poi non so, alcuni fanno ridere, altri sono soltanto, ce ne stanno alcuni che non è che necessariamente sono comici sempre per forza, certo, però è bello smascherare sì, queste debolezze. Per esempio la tua parte quando fai il ragazzo che sembra che fa stalking ma in realtà è lì perché sì, serve la wifi, sì. Ma quella è una scena che sicuramente da qualche parte ti vorrebbe andare a vedere. Sì, questo l'ho postato io infatti. Tu? No, non è vero. Una cosa che volevo dire è riguardo alla versatilità di Claudia Salvatore, nel senso che soprattutto nel cinema e nelle fiction italiane una ragazza se non è coatta non può fare la coatta e fa sempre gli stessi ruoli. Claudia Salvatore, grazie alla nostra tenacia e io essendo convinto che lei è brava, l'ho chiamata, io Nicolò chiaramente, e lei ha interpretato ruoli diversissimi in questa serie. Adesso abbiamo visto solamente 7 episodi, per cui che vuol dire che se ci si lavora con gli attori, anche con noi stessi, noi interpretiamo ruoli diversi, possono fare diverse cose, ed è questo il bello, non relegare un attore solamente a un ruolo. Sì, che è un po' il problema del cinema italiano, è il grande problema. Ma quando se, quello fa quello, fa quello per sempre. Ma se il regista, se i registi in questo caso hanno bene in mente e sanno comunicare agli attori, la nostra diciamo fortuna è che siamo anche attori, per cui parlare con gli attori per noi è più semplice. Ma guarda, il piacere quando hanno proposto questo evento qui a Lungo il Tevere, la cosa che abbiamo subito abbracciato è il fatto che ci sono tantissimi attori nuovi che trovano spazio, ma il problema sta sugli autori. Vedere voi due, che a parte il fatto che recitate, che va benissimo, ma che anche scrivete, e vi faccio i miei complimenti e vi auguro tutto il bene del mondo, ma è quello importante, perché l'attore anche ha bisogno di colui che poi la parte gli trova un'idea, perché se no veramente sei relegato per sempre a quel cliché. Invece Nicolas e Matteo, il primo che non c'è stasera, aiutare degli autori in particolare, poi quello che hai detto tu bene, può piacere o non può piacere, però intanto poter scrivere, poter esprimersi liberamente, magari poi proietta nel futuro anche gli attori come Claudia ad avere un dei personaggi diversi finalmente. Sì, e poi volevo dire una cosa, lavorare con delle persone famose, no? Io insieme a Nicolà abbiamo lavorato con Matteo, con Francesco, con Cinzia Leone, Enzo Salvi anche, che non c'è ma lo vedrete in una delle puntate. Chiaramente loro hanno anni di esperienza, sono famosi, vengono in una serie che è sconosciuta per la prima volta, semplicemente perché c'è un'idea e fondamentalmente anche perché alcuni conoscevano loro. Però io devo dire che loro si sono prestati ed hanno ascoltato quello che noi chiedevamo, cioè li abbiamo proprio diretti e loro si sono fidati di noi. E fidarti a 50 anni, esempio Cinzia Leone, dopo che hai un mondo di esperienza, cioè è una grande soddisfazione. Quella è la magia e la passione proprio del cinema. È proprio questo, cioè quando c'è una sceneggiatura e quando ci sono delle persone che sono ben determinate e sanno quello che vogliono rappresentare, anche gli attori si prestano e sono loro i primi a dare di più e a mettersi a proprio agio. Io vorrei, se c'è qualche domanda, poi vi dirigo anche, vi saluto e faccio una cosa. Guarda, tra 5 minuti poi c'è Greta, anzi ne approfitto che ha fatto lui una sorta di lancio, perché tra poco avremo anche Greta Scarano e parleremo di questa associazione e questa anime di strada che si occupa di recuperare, nutrire e aiutare i cani abbandonati. Chi vuole può rimanere.